Sei un pescatore sub? Ma attenzione alle regole da seguire. Dai, rimani insieme a me per scoprirle insieme. Ok, let's go. Ciao, sono il capitano Joseph Cracchiolo della Scuola Nautica Navigando e spesso durante le esercitazioni per conseguire la patente nautica mi imbatto nel sentito argomento della pesca subacquea. E mi sono chiesto, siamo sicuri che tutti conosciamo bene le regole? Anch'io sono un appassionato di pesca subacquea e quindi faccio molta attenzione ai luoghi dove pesco, alle distanze minime da rispettare e a segnalare la mia presenza. Ma adesso vediamo esattamente cosa dice la normativa. Dunque, quando si parla di pesca subacquea è fondamentale rispettare le distanze di almeno 500 metri dai bagnanti e 100 metri di distanza dalle imbarcazioni. Inoltre, la boa sub deve presentare una bandierina rossa con striscia diagonale bianca che non potrà essere a più di 50 metri di distanza dal sub e di notte un fanale giallo intermittente visibile a 300 metri, posta su un galleggiante o su una barca appoggio. Il fucile si può caricare sempre e solo in acqua, a distanza dai bagnanti, ed è necessario aver compiuto almeno 16 anni di età per usarlo. Infine, il limite espresso in chili di pesce che un pescatore può catturare è pari a 5 kg, ad eccezione di un singolo pesce che supera tale peso. In tal caso non ci sarà alcuna multa. E tu, le rispetti tutte queste regole? Scrivicelo nei commenti e non dimenticare di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato. Hey, 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 hey.